una delle cose più affascinanti è proprio la conoscenza di tutti i meccanismi fisiologici e biochimici che avvengono all'interno del nostro corpo. Quindi è una scoperta, è una consapevolezza della grandiosità dei meccanismi che regolano ogni decimo di secondo della nostra vita. Uno degli ultimi articoli che ho letto è come mai il giaguario riesce a correre a 130-150 km all'ora. Quindi il vero mistero è come può essere nata la natura e come questi meccanismi possano essere stati da qualcuno, diciamo, inventati o creati in maniera così perfetta e soprattutto così irraggiungibile dalla mente umana. Io paragonerei il mistero all'ignoto. Viaggio nel mistero e nella creatività di chi realizza nuove idee. Questa è la storia di un'avventura tecnica e umana, costituita per creare farmaci nella forma migliore, ovvero strumenti di cura più semplici ed evoluti. È nata così, tra le altre, un'invenzione che sembrava impossibile, ma che oggi è di aiuto per quelle persone con ipotiroidismo, che si manifesta quando la tiroide non produce il giusto quantitativo di ormoni necessari all'organismo, rallentandone le funzioni vitali. La cura c'era e c'è. Si chiama levotiroxina, un surrogato sintetico degli ormoni che veniva però sempre proposto attraverso tradizionali compresse solide. E questo è il punto. Il loro assorbimento, che ancora non rispondeva alle aspettative, poteva essere migliorato. Nasce l'innovazione del liquido solido. Il mondo della levotiroxina viveva di 3-4 colossi farmaceutici al mondo che non facevano altro da circa 70 anni che fare compresse. Quindi già pensare di entrare in questo mondo e provare ad innovare qualcosa era già folle di per sé. La nostra pensata era ulteriormente folle, perché significa pensare di proporre in forma liquida un qualcosa che avesse l'aspetto di un solido. Qualcosa di nuovo stava per nascere. L'idea era quella di proporre la levotiroxina in forma liquida. Essendo già disciolta, il rilascio nello stomaco sarebbe stato immediato e naturale. Il liquido però doveva anche possedere un aspetto solido per garantire, come fosse una compressa, la precisione nel dosaggio e la comodità di assunzione. Ecco la capsula molle, una goccia acquosa di levotiroxina iniettata in un morbido guscio, pronto a sciogliersi velocemente. Un bel grattacapo. Il problema levotiroxina è che la levotiroxina aveva bisogno di un mondo che fosse a base acquosa, e quindi iniettare dell'acqua in un prodotto, in un guscio che si scioglie in acqua, voi capite che è una mission impossibile. Quindi quando l'abbiamo pensata abbiamo anche pensato che fosse un non senso scientifico. Io non posso mettere dell'acqua all'interno di un bicchiere che si scioglie. Inizierà così una sfida che durerà anni. 5, 6, anzi 8. Dovete pensare che per trovare una sola formulazione stabile di un prodotto, normalmente se ne provano dalle 100 alle 300 formulazioni differenti. Lì ovviamente non ci si dormiva la notte. Se pensate che ognuno di noi è diverso in natura, ovviamente ha delle caratteristiche diverse, bene, quel prodotto dovrà andare bene per tutto il mondo, tutta la popolazione dei pazienti a cui questo prodotto è destinato. La ricerca della formula perfetta
e il corpo a corpo con gli enigmi dei numeri e della chimica. L'avventura della capsula molle incarna lo spirito di chi cerca sempre nuove vie. L'innovazione, che è una parola che risuona sempre nella bocca di tutti, è qualche cosa che bisogna fare, ma non raccontarla. Bisogna innovare. Seguire la corrente era qualche cosa che non ci dava nessuna possibilità di affermarci. E di lì è stata l'avventura. Le parole di Arturo Licenziati, presidente e CEO di IPSA. È stato lui il primo a credere nella sua impresa umana e professionale in Svizzera, quando nel 1985 acquisì l'azienda che era stata fondata a Lugano nel 1945. La prima cosa che era successa in azienda è che ero stato abbandonato da tutta la vecchia guardia perché non si fidavano. Sa, straniero, non conosciuto, senza storia, senza paternità e maternità, che si presentava per modificare un'azienda, una vecchia azienda ticinese che esisteva da anni e che era sull'orlo del fallimento. Da una piccola realtà con una quarantina di operai, la IPSA oggi è una multinazionale farmaceutica presente in tutto il mondo. Molte le innovazioni, dalle compresse alle capsule molli, dal cerotto ai foglietti oro dispersibili, dall'intramuscolo al sottocutaneo. Una, la strategia. Migliorare quei farmaci che già esistevano, ma che necessitavano di perfezionamenti e nuove forme farmaceutiche, più funzionali e mirate ai bisogni delle persone. Noi possiamo dire che lavoriamo attualmente su un mercato globale di 700 milioni di abitanti, perché l'Europa ne fa 350, gli Stati Uniti 350, siamo sbarcati anche in Cina e quindi continuiamo la nostra avventura. Noi ci siamo. Ci siamo. Quei 40 operai attivi nel 1985, oggi sono diventati oltre 2.300 collaboratori. Il mistero della levotiroxina passa anche dalle loro mani. Azzurro il pomeriggio, è troppo azzurro, è lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Ma il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Pa-pa-ra-pa-ra-pa. L'aspetto dell'umano credo sia il motore principale per un'attività umana. Chi fa la differenza sono proprio le persone e la passione che queste persone mettono, non proprio nel lavoro, dico questo sì, ma la passione che mettono nella loro vita, cioè la loro vita usata e occupata in quell'ambito di lavoro. Poi questo diventa naturale anche che chi è appassionato alla propria vita sia appassionato anche al lavoro che sta facendo. Sono arrivata qui da sola, non avevo nessuno, e mi sono un po' aggrappata a quelli che sono i colleghi. E sono riuscita un po' a trovare una piccola famiglia. Sì, sì, sì. Quando ho avuto bisogno ci sono stati davvero. Finalmente
ce l'ho fatta. Cioè, è vero che non si arriva mai ad un termine, cioè si vuole sempre sperare di andare avanti, di migliorarsi, però sono in quella fase della vita in cui mi basta anche questo. Sono contenta di quello che ho, quello che mi sta dando la vita, quello che mi dà il lavoro, e non è poco, non è poco. Sono milanese, ma ho vissuto 11 anni in Spagna, quindi dopo la mia esperienza in Spagna sono tornato a Milano, poi sono ritornato un po' in Spagna e poi ho deciso, dopo la rottura di una relazione, di allontanarmi da Milano e di cambiare un po'. E quindi ho mandato un curriculum a IPSA e alla fine ho avuto fortuna, mi hanno chiamato subito, cioè l'unica azienda dove ho inviato il curriculum mi ha chiamato. Sono stato fortunato ad averlo perché ho trovato mia moglie qua in Svizzera e mi sono trasferito qui e ho trovato moglie, figlio e lavoro. Ed è con il lavoro di tutti e con l'ingegno della ricerca che finalmente venne trovata una soluzione all'enigma del liquido solido. Il paradosso scientifico, secondo cui era impossibile che un guscio solubile in acqua potesse contenere una goccia acquosa di levotiroxina, era stato conquistato. Eureka! La scoperta era fatta. Queste capsule appena formate sono le chiamiamo fresche, per cui piuttosto piene di acqua, vengono messe ad essiccare in appositi tunnel con aria secca, di modo che si forma questo guscio esterno, ma senza però essiccare la parte interna. Per chi è appassionato del dolce, è come il famoso dolce con il cuore di cioccolato, dove la parte esterna sembra assolutamente solida, anzi è solida, ma appena uno, diciamo, affonda il cucchiaio si vede quella buonissima crema di cioccolato che esce dall'esterno. Prima volta che sono entrato in produzione alle capsule molli mi è sembrato di entrare in un'astronave, cioè ho detto ma io devo lavorare qui, mi sembra tutto così futuristico, le macchine erano particolari, questo film di gelatina che si in movimento, che da liquido diventava solido e poi si trasformava in capsula, per me era una cosa fantascientifica. Il principio attivo che noi abbiamo pensato di inserire in questa capsula è un principio attivo che richiede dei prodotti, dei componenti che la rendono tecnicamente assolutamente difficile da produrre, richiede una grande capacità tecnica. Il quantitativo di ormone inserito in ogni compressa è veramente piccolissimo. Il dosaggio deve essere estremamente preciso, questo è quello che viene richiesto. Quello che viene richiesto. La sfida continua. L'invenzione era stata realizzata, ma prima di essere messa sul mercato doveva passare al vaglio di varie autorità internazionali, ovvero gli enti regolatori di tutti quei paesi cui era destinato il prodotto. Il momento celebrativo globale è stato il momento in cui abbiamo ricevuto l'ispezione da parte dell'ente americano, della Food and Drug Administration, che va veramente a fondo non solo su quello che è la documentazione del prodotto, ma ci viene a trovare, quindi va a vedere i nostri laboratori di ricerca, di sviluppo analitico, va a vedere tutti quelli che sono i dati che hanno poi generato la parte documentale del prodotto, sfidano le persone, intervistano le persone a tutti i livelli. E anche se lavoriamo sempre al meglio che possiamo, con loro in ditta è un esame, come se fosse l'esame delle superiori. Devi essere super pronto, qualsiasi cosa ti succede, a gestirla nella maniera come va gestita per evitare le remark, come le chiamano loro. E quindi questo periodo qua, diciamo, è abbastanza tosto.
prove superate. L'invenzione che sembrava impossibile, la levotiroxina in capsula molle, oggi è realtà ed è un esempio emblematico dell'innovazione di IPSA. Così è stato, così è e così sarà anche in futuro. Mentre nuove idee nascono, altre sono già in produzione e sui mercati. La scienza sì ha fatto la sua strada, ma a completare la ricetta mancava un elemento. Abbiamo imparato che esiste l'arte e allora abbiamo detto perché non metterla anche al servizio della medicina, e qui abbiamo fatto un altro piccolo passo avanti di mischiare conoscenza, arte e medicina. Nascerà così IPSA Foundation, attiva nella ricerca e nella cultura, oltre la cura, la scienza e le arti finalmente insieme. La bellezza, la cultura, l'arte sono degli elementi che appartengono al nostro DNA. L'arte è la bellezza.